avranno raccontato un po' anche quello che vogliamo fare, come lo vogliamo fare. Noi domenica in Italia andranno a votare 10 milioni di cittadini italiani, 10 milioni che decideranno a chi affidare le sorti del proprio comune. Io ho una grande difficoltà che sto vedendo nelle persone che incontro per strada, è una cosa che mi dicono tutti: ma per chi dobbiamo votare se i programmi sono tutti uguali? Mi dicono tutti la stessa cosa, mi dicono: ma nei programmi ormai c'è scritto la stessa cosa, nei programmi ci sono gli stessi temi, nessuno ci viene a dire o ci verrà mai a dire che vuole per esempio lasciare le buche per le strade o indebitare il comune o mandarvi o rinnovare la convenzione con Equitalia. Se ci parlate con ognuno dei candidati, ognuno vi descrive un mondo fantastico che vuole realizzare. Allora non è il programma la discriminante, non può essere il programma, quello è quello che c'è scritto dentro, il modo per decidere chi votare oppure no. Prima di tutto io credo che dobbiamo farci una domanda: se c'è qualcuno che si presenta come candidato sindaco e ha già fatto il sindaco in passato e nel suo programma ci dice "io voglio cambiare la città", la domanda che ci dobbiamo fare è: ma perché non l'hai fatto quando hai già governato questo comune? E siccome so che venite da una storia pluridecennale di forze politiche che sono sempre le stesse che governano questi comuni, la domanda che ci dobbiamo fare è: se tu vuoi cambiare tutto, perché non l'hai già fatto in passato? Uno. Secondo, un programma vale qualcosa se è supportato da una forza politica e da gente che vale qualcosa, altrimenti non vale niente. E qual è il criterio per decidere se una forza politica valga qualcosa, se sia credibile? Beh, semplicemente farsi una domanda: quando ci avevano detto una cosa, l'hanno fatta? Io credo che questo, gli altri, ora parliamo di noi. Il discorso è questo qui: noi siamo una forza politica, io credo e mi sforzerò di portare qui dei temi sul tavolo che rappresentino il modo per spiegare alle persone perché siamo una forza politica credibile. Perché guardate, possiamo dire tutte le cose belle che vogliamo fare per Cattolica, ma sono i fatti quelli che contano, è quello che abbiamo fatto che conta. Allora, io penso che quello che avevamo detto di fare lo abbiamo fatto in questi anni. Ci siamo presentati in Parlamento, avevamo detto che ci saremmo ridotti gli stipendi. Per chi non lo sapesse, questa è una forza politica che solo con 130 parlamentari ha ridotto gli stipendi ai propri parlamentari, dimezzandoli, arrivando a risparmiare una cifra in 3 anni di 17 milioni di euro. 17 milioni di euro che non è che sono venuto qui a dirvi, non sono venuto qui a dirvi che con 17 milioni di euro abbiamo risolto i problemi del paese. Noi abbiamo un bilancio dello Stato di oltre 800 miliardi di euro. Non sono venuto a dirvi questo. E non sono venuto a dirvi neanche che l'abbiamo fatto per farci belli. L'abbiamo fatto perché quando abbiamo scritto il programma elettorale nel 2013 abbiamo detto: guardate che uno dei più grandi problemi della politica italiana è che questi entrano lì dentro, si prendono 15.000-16.000 euro al mese e dimenticano i problemi delle persone. Quindi la prima cosa per far restare con i piedi per terra i nostri eletti in Parlamento è cominciare a tagliargli gli stipendi. Ma lo faremo mettendo quei soldi a reddito per qualcosa. E infatti i soldi, i famosi 17 milioni di euro di cui vi ho parlato, finiscono in un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico per creare nuovi posti di lavoro a chi non ha lavoro. Mi spiego meglio per chi non lo sapesse: ormai è un anno che esiste il microcredito del Movimento 5 Stelle. Noi restituiamo gli stipendi, li mettiamo su un fondo e quei soldi vengono erogati a giovani o meno giovani che non hanno un lavoro, vogliono aprire un negozio, un'impresa, una piccola industria o uno studio professionale, ma le banche non gli danno il credito perché non possono ipotecare la propria casa, magari non ce l'hanno, non possono impegnare il quinto dello stipendio del padre o della madre, non possono impegnare la pensione del nonno. Quindi che cosa è successo nell'ultimo anno con i soldi dei nostri stipendi in Italia? 17 milioni di euro sono stati erogati a 1.800 cittadini e sono nate 1.800 attività commerciali, imprese, industrie in Italia che danno lavoro a 4.500 cittadini italiani. Ora è chiaro che questi numeri
questi numeri sono un simbolo. Questi numeri sono simbolici, nel senso che voi avrete in ogni città italiana, ormai in ogni regione italiana o provincia italiana, avete dei negozi o delle imprese o degli studi professionali che sono nati con i soldi del mio stipendio, quello di Giulia e di tanti altri. E questo è un fatto. Ma io sono qui per dirvi che noi abbiamo la credibilità per assicurarvi una cosa. Se ci vorrete far governare questo paese, le regole che abbiamo applicato a noi senza aspettare una legge, perché non abbiamo aspettato una legge per ridurci gli stipendi come fanno tutti che dicono ci vorrebbe una legge, ma siccome la legge non c'è mi intasco tutto. Noi non abbiamo aspettato una legge per fare questa cosa, per mantenere questa promessa. Dateci l'opportunità di governare e noi con una legge applichiamo questa regola a tutti i parlamentari della Repubblica, ai consiglieri regionali, agli 8.000 sindaci. Perché se 130 parlamentari in 3 anni restituiscono 17 milioni di euro, a quanto ammonta la restituzione, il risparmio economico, la spending review, se questa regola si potesse applicare ai 900 consiglieri regionali, 1.000 parlamentari, 70 europarlamentari, 8.000 sindaci? Beh, ve lo dico io, siamo oltre i 3 miliardi di euro, cioè stiamo parlando di una cifra che serve a dimezzare una tassa come la tassa sull'immondizia che pagate ogni anno. Queste cifre qui sono cifre che danno il senso di quanto ci sia ancora da fare di buono in questo paese, sia a livello comunale, regionale e nazionale, per prendere i soldi delle vostre tasse, toglierli dagli sprechi che oggi finanziate pagando le varie tasse, i vari balzelli che pagate, e metterli o in detassazione o in investimenti. Noi siamo un paese che perde 10 miliardi di euro almeno ogni anno per la corruzione, 12 miliardi di euro per la contraffazione, abbiamo 10 miliardi di euro di enti inutili, 5.000 partecipate in Italia che solo con i consigli di amministrazione ci costano 9 miliardi di euro, abbiamo una serie di sprechi e privilegi in tutti i comuni e in tutti gli enti locali. Beh, se non ci fossero soldi, allora starei qui a parlarvi ancora una volta di riforma delle pensioni, perché dobbiamo mettere mano all'età pensionabile, che non ci sono soldi. Ma in un paese in cui si spendono 12 miliardi di euro di pensioni d'oro, le pensioni degli italiani non vanno toccate. Non vanno toccate finché non si mette mano a queste spese qua. Perché io vi ho fatto il discorso della credibilità? Non per vantarmi, io faccio questo discorso perché qui c'è un problema che è un cortocircuito. Tutti vi diranno che vogliono tagliare le pensioni d'oro, ma nessuna forza politica con dentro i pensionati d'oro e quelli che prendono i vitalizi taglierà mai le pensioni d'oro. Nessuna forza politica andrà mai a mettere mano agli stipendi dei parlamentari se i partiti si nutrono degli stipendi dei parlamentari. Pensate ad una cosa molto semplice: noi prendiamo i soldi dei nostri stipendi e li mettiamo su un fondo che fa nascere nuovi negozi, nuove imprese per giovani e meno giovani. Negli altri partiti i parlamentari prendono i soldi dei loro stipendi e finanziano il partito. Ma quando arriverà una legge che dimezzerà lo stipendio ai parlamentari se il loro partito si nutre di questo meccanismo qui? Allora, se noi vogliamo andare in questa direzione, dobbiamo prima di tutto fare una divisione. Io l'ho fatta quando sono entrato in Parlamento. C'è chi ha provocato i danni e chi può creare delle soluzioni. Nessuno potrà mai essere la soluzione se è quello che ha già distrutto questo paese negli ultimi 30 anni. Questo è l'unica discriminante. Allora, per tornare ad un tema come quello delle comunali, io dico una cosa molto semplice: chiunque bene accetta. Se dovremo fare gli assessori qui a Cattolica, se dovremo nominare una giunta, i capi delle partecipate, tutti sono ben accetti, tutti coloro che hanno entusiasmo, competenze. Non mi interessa se sono iscritti al Movimento 5 Stelle, a me interessano entusiasmo, competenza, onestà e una cosa: potete avere tutte le provenienze del mondo, ma dovete condividere le nostre idee e soprattutto non aver fatto parte dello sfascio di questi comuni che già c'è stato, perché sennò è l'arte dei pazzi, si dice a Napoli. Ora, che cosa fa un sindaco quando viene eletto? La prima cosa che deve fare è farsi dare i bilanci, perché noi li leggiamo anche dall'esterno dei comuni, ma c'è sempre qualche carta che ci nascondono, che per accedere agli atti è un problema. Il sindaco arriva nei comuni, apre i bilanci e vede tutto quello che non serve.
ci sono una serie di spese inutili che si devono tagliare e investire su cose che servono. È un modello culturale questo di Stato che si può fare e con cui si possono creare ottimi strumenti per aiutare i cittadini. Pensate che oggi noi ci battiamo in Parlamento da 3 anni per il reddito di cittadinanza, che non è una misura assistenzialista. Io voglio dire, noi il reddito di cittadinanza ad uno che sta sul divano non lo possiamo dare per la legge che abbiamo scritto. Noi il reddito di cittadinanza lo diamo a chi ha perso il posto di lavoro, è padre di famiglia, e lo Stato gli dà un reddito mentre il cittadino si impegna a formarsi lavorativamente e reinserirsi nel mondo del lavoro su proposta dello Stato. Cioè tu prendi il reddito perché hai perso il posto di lavoro, ti fai 8 ore a settimana di disponibilità lavorativa per il comune, ti metti a disposizione del comune, tutto il resto del tempo lo passi a formarti con dei corsi di formazione. A un certo punto lo Stato ti fa 3 proposte di lavoro che magari non ti piacciono, ma se non le accetti perdi il reddito di cittadinanza. Questo strumento esiste in tutta Europa, non ci stiamo inventando niente, esiste in tutti i paesi europei ed è uno strumento che, prima di essere un aiuto al cittadino, è anche una manovra economica, perché aumenta la domanda interna. Siamo un paese con 10 milioni di persone che vive sotto la soglia di 780 euro al mese e siamo un paese che ha 10 milioni di persone sotto la soglia di 780 euro al mese e di questi 2/3 lavora. Quindi il problema non è il lavoro, ma è fare in modo che queste persone si riqualifichino lavorativamente per riuscire a superare questa soglia, che secondo l'Eurostat è la soglia di povertà. Avrei da dire anche per chi vive al di sopra di questa soglia, che comunque non se la passa bene. Ma questo obiettivo qui noi non abbiamo aspettato il PD in Parlamento per riuscire ad approvarlo, vi dico la verità, perché ce l'hanno bocciato più volte, ma non sono venuto qui a piagnucolare a dirvi ce l'hanno bocciato, mi dispiace. L'abbiamo fatto, a Livorno dove governiamo c'è il reddito di cittadinanza comunale, a Pomezia c'è il reddito di cittadinanza comunale che usa lo stesso strumento che vi ho appena detto. Quindi dove possiamo, quando possiamo e come possiamo, iniziamo a fare i fatti senza aspettare che arrivi in Parlamento la maggioranza. E questo vale anche per comuni piccoli, medi. Si può fare, se ci sono le disponibilità finanziarie, come si può fare una seria lotta ad Equitalia. Governiamo 15 comuni, in 10 Equitalia non c'è più, l'abbiamo messa fuori e stiamo avviando una riscossione interna, una riscossione coscienziosa. È un processo difficile, però altrettanto semplice. Io sono stato in un comune non molto più piccolo, non molto diverso dal vostro, che è Montelabate, che è la nostra, dove c'è una nostra sindaco, che mi ha chiamato e mi ha detto chiaramente, mi ha detto una sera: Luigi, noi tra una settimana aboliamo Equitalia nel nostro comune. Ho seguito il consiglio comunale, è durato un'oretta, il sindaco era seduto lì in consiglio comunale e ha detto chiaramente: stasera votiamo per non rinnovare le convenzioni di Equitalia. Italia, chi è favorevole, chi è contrario, chi è astenuto, Equitalia non riscuoterà più le tasse dei cittadini del nostro comune. Quindi queste sono cose anche abbastanza semplici. Ora io vi cito queste due cose non perché mi abbiano colpito particolarmente, ma perché erano nel programma del 2013, quando noi siamo entrati in Parlamento. E il fatto che per esempio ieri sia nata in Sicilia, grazie ai nostri consiglieri regionali, un fondo di rotazione per compensare le cartelle esattoriali di Equitalia. In Sicilia sono riusciti a fare una cosa che noi avevamo fatto approvare in Parlamento, ma che sta funzionando male, e che dice che se tu hai dei crediti verso lo Stato come impresa, come negozio, e lo Stato ti chiede le tasse, devi poter compensare. Cioè se tu devi 100 allo Stato e lo Stato ti chiede 100 come tasse, è zero. Non è che tu devi dei soldi dallo Stato, lo Stato non te li dà, tu sei in difficoltà economica, allo stesso modo, allo stesso tempo lo Stato ti chiede le tasse, non gliele puoi dare perché non ti ha pagato lo Stato e finisci nelle grinfie di Equitalia. Questa è una follia che si sta combattendo un po' alla volta ogni giorno ai vari livelli istituzionali dove siamo eletti. E poi c'è la partecipazione. Guardate, non ne usciamo se io venissi qui a dirvi: votate uno di loro, votate il nostro candidato sindaco di Cattolica e vi risolverà i problemi. Noi non siamo quelle persone lì, noi potremmo aver fatto tantissimi errori, ma siamo coscienti di una cosa e non torneremo mai indietro. Infatti che voi ci vogliate all'opposizione, in maggioranza o fuori dalle istituzioni, di noi non credo vi libererete mai, perché siamo, ma lo dico senza fanatismi, siamo una parte dei cittadini che a un certo punto
per esperienze differenti, abbiamo capito che a un certo punto non funzionava più il meccanismo della delega. Cioè votavamo uno che ci doveva risolvere tutti i problemi e poi ci fregava puntualmente, scompariva il giorno dopo le elezioni. E quindi noi non siamo qui a dirvi: guardate, delegate a noi che per i prossimi 5 anni vi risolviamo un problema. Se questo è lo spirito, farete fallire anche noi. L'obiettivo dovrebbe essere quello che ognuno di noi spende un po' di tempo, prima di tutto per metterci la faccia anche in eventi come questo, come persone candidate, ma soprattutto dopo per controllarci. Perché possiamo dirci una cosa in questo paese: è vero che per 30 anni i politici, 40 anni hanno fatto tutto quello che volevano con i nostri soldi e con le istituzioni, ma è anche vero che noi a un certo punto abbiamo totalmente rinunciato a controllarli, abbiamo totalmente rinunciato ad occuparci a cercare di capire che cosa stessero facendo lì dentro. Allora non è una sensibilità che nasce dal nulla, non è che io vi sto dicendo ogni giorno leggetevi l'albo pretorio del comune, non è questo. Io penso che noi oggi possiamo pretendere dai sindaci, dai presidenti di regione e dal governo centrale strumenti di diritto che ci consentano di poter partecipare alle scelte politiche, cioè andare a votare non solo per il chi, ma anche per il cosa, andare a votare non solo chi spende i soldi delle nostre tasse, ma anche come si spendono i soldi delle nostre tasse. Abbiamo tanti esempi in Italia, nei nostri 15 comuni, di sindaci che hanno istituito il bilancio partecipato. Un bilancio nel quale i cittadini hanno voce in capitolo e decidono come si debbano spendere i soldi delle loro tasse. Oppure, ne parliamo a livello nazionale da anni, il referendum senza quorum. Guardate sulla questione delle trivelle, io vi dico semplicemente una cosa: a me sta bene che i cittadini decidano per il sì o per il no. Io non riesco però a concepire una cosa in questo paese: che valga di più il voto di chi non è andato a votare di chi si reca alle urne per andare a votare. È una cosa che io non riesco proprio a concepire, perché poi qualcuno dice: vabbè, ma se non si raggiunge il quorum è perché non c'è sensibilità. Ma se abbiamo dei presidenti del Consiglio che sono banditi politici, che si permettono di incitare all'astensione, è logico che l'astenuto ha un peso specifico in un referendum. Allora noi chiediamo delle cose molto semplici: referendum senza quorum, obbligo di discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Ve lo ricordate quella del V-Day del 2007? Siamo nati così, noi l'8 settembre del 2007, io ero in vacanza a Rimini e Beppe Grillo lanciava in radio, io stavo camminando in macchina qui e stavo andando a mare, in radio nel 2007 la campagna per il primo V-Day, Parlamento pulito, no ai condannati in Parlamento, preferenze nella legge elettorale, massimo di 2 mandati. Quelle regole lì noi le abbiamo scritte in una proposta di legge di iniziativa popolare, raccogliamo 800.000 firme in un solo giorno, l'8 settembre 2007. Quelle 800.000 firme le abbiamo rinvenute nel 2013 quando siamo entrati in Senato, erano lì a fare la muffa in uno scantinato, nessuno si è mai degnato neanche di prenderle in considerazione, eppure erano 1 milione di persone quasi che avevano firmato. Cosa abbiamo fatto noi? Non è che abbiamo aspettato una legge. Oggi nel Movimento 5 Stelle vale una regola: se tu vieni eletto 2 volte, torni poi alla tua vita. Da noi i politici, dopo essere stati eletti 2 volte, tornano al lavoro se ce l'hanno, se no tornano in un mondo in cui devono cercarsi un lavoro e quindi devono aver contribuito a migliorarlo per forza di cose, perché ci devono tornare, ci devono tornare. Non puoi stare 30 anni in Parlamento. Da noi funziona così e non c'è nessuna legge che ce lo impone, per chi non ci conoscesse, non c'è nessuna legge che ce lo impone, ma ci sono delle regole interne che ce lo impongono, e queste regole sono quelle sugli stipendi, sono quelle sugli incensurati e sono quelle sull'obbligo di 2 mandati. Questo io credo che ci dia una credibilità, la credibilità di poter sostenere il programma per Cattolica e per gli altri comuni che vanno al voto qui in questa regione, e potervi dire: guardate che noi lo faremo veramente, perché dove ve l'avevamo promesso l'abbiamo fatto. 42 milioni di euro di rimborsi elettorali nel 2013 ci spettavano, abbiamo rinunciato a quei soldi. Ma non solo, quando tutti ci dicono che noi non siamo collaborativi, c'è stato uno studio di una società indipendente negli ultime settimane sul Movimento 5 Stelle e ha spiegato come la forza politica che collabora di più in Parlamento sui temi
è il Movimento 5 Stelle. Sembra assurdo, lo so, molti non ci crederanno, ma andatevelo a vedere. Si chiama FB Italia, la società che ha fatto questo studio, noi glielo abbiamo commissionato noi, l'ha fatto di sua spontanea volontà. Guardate che sono passate delle proposte importantissime. Io vengo dalla cosiddetta terra dei fuochi, anche se ce n'è una in ogni regione, perché quello è un processo industriale fallito. Nel boom economico le aziende, alcune aziende di banditi che erano imprenditori, che volevano risparmiare, commissionavano alle organizzazioni criminali con la connivenza della politica lo smaltimento illecito degli scarti di lavorazione. In ogni regione c'è. Io vengo da quella zona dove, se avessero fatto una legge 20 anni fa che mandava seriamente in galera chi smaltiva illecitamente i rifiuti, probabilmente la terra dei fuochi non sarebbe esistita. Invece c'era una multa e quindi facevano un business di 1 miliardo e pagavano la multa di 10.000 euro, come oggi sulla contraffazione. Oggi se tu falsifichi il parmigiano reggiano, se tu falsifichi il parmacotto, il marchio, paghi una multa, non rischi la galera. Ma se tu fai un business miliardario in tutto il mondo di contraffazione, che te ne frega di pagare una multa di 100.000 euro? Allora, questo... Certo, noi abbiamo una proposta di legge di Mattia Fantinati e degli altri parlamentari, che è fantastica, che dice semplicemente una cosa: riportiamo, prima di tutto dice, riportiamo nell'alveo delle norme penali chi fa contraffazione, così chi fa contraffazione non rischia una multa, rischia la galera. E tutti ci dicono, e ce lo dice Confindustria, quindi non lo dice il Movimento 5 Stelle, che si recupererebbero 12 miliardi di euro. Allora io tutti questi soldi che sto buttando qui, no, 10 miliardi, 12 miliardi, che cosa ci voglio fare? Uno, ci vogliamo fare una cosa semplice: investimenti nei settori di questo paese che possono creare posti di lavoro. Allora c'è una regola che ormai è matematica, non esiste più nessuna visione politica. In Italia, se prendi 1 miliardo di euro e lo metti in energie fossili, crei circa 500 posti di lavoro. Se prendi 1 miliardo di euro e lo metti in energie rinnovabili, ristrutturazione energetica degli edifici, efficientamento energetico, crei 17.000 posti di lavoro. Ora, ci vuole uno scienziato per capire 1 miliardo di euro di tasse dei cittadini dove le dobbiamo mettere per rilanciare questo paese? Eppure non è così, perché spendiamo 13 miliardi di euro ogni anno, se non sbaglio dovrebbe essere 13 miliardi di euro, in sgravi a società petrolifere e carbon fossili, e invece cambiano il conto energia ogni anno facendo andare fuori giri le società del fotovoltaico, e sono stati capaci anche nel mondo delle rinnovabili di creare un'enorme bolla speculativa. Io non penso che investire nelle energie rinnovabili significa lastricare il mondo di fotovoltaico o di macroeolico. Io penso che prima di tutto bisogna dare dei crediti ai cittadini, alle famiglie, per ristrutturare la propria casa energeticamente, infissi, coibendazioni, nuovi sistemi di pavimento e di riscaldamento, perché la sfida del futuro non è consumare la stessa energia che consumiamo oggi e produrla con le rinnovabili, ma è prima di tutto consumare di meno senza rinunciare al nostro stile di vita, senza cambiare il nostro stile di vita. E le nostre case disperdono ancora tantissima energia, e in questo mondo investendo 1 miliardo creiamo 17.000 posti di lavoro, le famiglie abbassano i costi fissi delle bollette energetiche e liberano risorse da spendere, e quindi fanno girare più soldi. Questa non è una cosa trascendentale, è una cosa semplice. In Germania lo fanno con una banca pubblica. In Germania c'è la KfW che ogni anno dà 10 miliardi di euro alle famiglie tedesche per ristrutturare la propria casa. I soldi ce li mette lo Stato, e passando per la banca aggira anche i vincoli di Bruxelles sul 3%. Ora, questa cosa qua in Italia, investimenti in energie rinnovabili e banca pubblica, perché non si fa? Perché un governo che è schiavo delle lobby del petrolio e delle banche private non farà mai un piano energetico serio sul fotovoltaico, sull'eolico, sul geotermico, sull'efficientamento energetico. C'è un conflitto di interessi grande quanto una banca, grande quanto 4 banche, quelle che hanno salvato fregando i risparmiatori e tutti i risparmi che avevano in banca tanti cittadini italiani. Ora, tutto questo questa è un'idea di paese. Io non voglio andare molto più avanti, ma dico soltanto una cosa: non si scontrano delle persone a queste elezioni, cioè non si scontra lui col candidato sindaco del PD, col candidato sindaco di Forza Italia, non si stanno scontrando delle persone, qui si stanno scontrando due idee di paese. Noi
che vogliamo rilanciare il lavoro e l'occupazione passando per reddito di cittadinanza, aiuto alle imprese, come facciamo con i nostri stipendi, abolizione di Equitalia e rilancio dell'energia, di un piano energetico serio in questo paese. Loro che fino a 2 anni fa non c'erano soldi, quando gli chiedevi investiamo soldi nel reddito di cittadinanza o qualcos'altro, non c'erano soldi. Beh, io vi informo che tra Jobs Act, 80 euro e garanzia giovani, che gli 80 euro mi fa piacere per chi li abbia presi, ma dal punto di vista economico non ha portato giovamento, e tra l'altro ci sono 1,5 milioni di cittadini che li hanno dovuti restituire, l'abbiamo scoperto ieri nelle dichiarazioni dei redditi che sono stati pubblicati. Quindi 1,5 milioni di persone che hanno avuto gli 80 euro, e Renzi gli diceva spendeteli, spendeteli per far girare l'economia, a dicembre gli è arrivata una notifica dicendo tu hai guadagnato troppo poco quest'anno, meno di 8.000 euro, quindi mi ridevi dare gli 80 euro, non hai guadagnato troppo in più, di meno, hai guadagnato poco e quindi mi devi restituire gli 80 euro. E giustamente quel cittadino ha detto, ma se voi mi avete detto di spenderli per far girare l'economia, io adesso dovrei andare a prendere gli 80 euro che mi avete dato per oltre un anno sulla mia busta paga. E questa è una storia. Ma in ogni caso questa norma degli 80 euro non ha fatto aumentare l'economia, non l'ha fatta sviluppare. Il Jobs Act, avete speso 12 miliardi di euro, signori, di vostre tasse, avete speso 12 miliardi di euro nel Jobs Act per comprarvi l'abolizione dell'articolo 18 per i vostri figli, per i miei coetanei. La mia generazione con il Jobs Act non avrà speranza mai più di avere un lavoro stabile, mai più. Solo nei primi 3 mesi del 2016 sono stati venduti 31 milioni di voucher, che significa che non sono più contratti neanche al mese che si fanno ai giovani, si fanno i contratti al giorno, e con cui molti stagionali sono rimasti fregati. Non so chi sia di voi lavoratore stagionale, ma questa è una zona interessata da quel tema. E terzo, garanzia giovani, 3 miliardi ci hanno messo dentro, 3 miliardi, garanzia, ditemi un ragazzo che conoscete che ha trovato lavoro con garanzia giovani. E spacciano, perché poi il bello è un'altra cosa, poi veramente mi fermo, i tirocini di garanzia giovani, come i voucher, come i contratti a tempo del Jobs Act, che chiamano a tempo indeterminato ma sono a tempo, rientrano nel calcolo dell'occupazione. Cioè stiamo dicendo che se tu partecipi a un tirocinio di garanzia giovani risulti occupato, se tu prendi un voucher risulti occupato, e quindi loro con 12 miliardi di euro, rendendo precarie le nuove generazioni ancora di più, si sono fatti belli abbassando dello 0,111 periodico il livello di disoccupazione. Questa si chiama truffa e si è costata all'incirca 25 miliardi di euro.